Un sincero e caloroso in bocca al lupo a tutti. Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si rivolge al mondo della scuola veneta in occasione della riapertura dell'anno scolastico. E anche Massimo Bitonci, il sindaco di Padova, parla ai giornalisti poco dopo aver accompagnato il figlioletto al suo primo giorno di scuola. È un momento importantissimo questo per tutte le famiglie, quindi è sempre un giorno sia per i ragazzi che anche se c'è da studiare, vedo che alla fine quello che conta è stare insieme, quindi hanno molta voglia di tornare a condividere con gli insegnanti, con i bambini la scuola, perché è vero che è un momento dove è importantissimo l'insegnamento, però la scuola ha anche delle funzioni aggregative e sociali che sono eccezionali. Il primo cittadino di Padova anticipa poi i dettagli del suo piano per il nuovo ospedale, che dovrebbe essere presentato nelle prossime ore. Proponiamo un progetto a due stralci, uno già finanziato dai 150 milioni della Regione e l'altro che troverà risorse nel bilancio regionale della prossima legislatura. Per il primo continua ci sono le risorse perché il Comune potrebbe spostare l'obitorio, così come avviene in molti altri paesi europei, ha spiegato ancora. Per il nuovo su vecchio potremo quindi partire il prossimo anno con un nuovo obitorio, poi con l'abbattimento del fabbricato esistente e la partenza dei lavori del nuovo ospedale. Poi sarà la volta della gara e dei progetti nel 2016, come già previsto, potrebbe avvenire la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Infine, noi nel primo stralcio proponiamo, il nostro progetto è il complesso, chiamiamolo, della casa del bambino e della mamma, e quindi pediatria, ginecologia, che darebbe la possibilità di abbattere degli abbattimenti successivi per realizzare il secondo stralcio e ultimo con tutte le altre specialità.